filosofia arte è pensiero puro, depurato, prestato alla finalità pittorica. Quindi Pino con Estabile in qualche modo tende a sovvertire quello che è l'ordine precostituito della pittura, della tradizione pittorica, pur manifestando la sua personalità artistica tramite una tecnica, se vogliamo, ancorata a alcuni canoni tradizionali, quali appunto l'uso della pittura, così come in altre espressioni, in altre manifestazioni di Pino Conestabile abbiamo la possibilità di scoprire il concetto non soltanto di dinamismo ma anche di infinito tramite dettagli, tramite delle elaborazioni particolari anche su opere e linee. Quindi Pino Conestabile ha questa grande capacità, quella di portare avanti un pensiero, come dicevo poc'anzi, depurato da condizionamenti stilistici, ripetitivi, banali, da stereotipi falsi che spesso vengono proposti dal mercato, imposti anzi dal mercato stesso. Siamo dinanzi a un'opera di un pensatore, quindi di un artista che non riproduce attraverso una sterilità ossessiva delle impostazioni segniche, ma che fa delle impostazioni segniche, quindi di questo suo dinamismo, di questo suo raschiare la materia, quasi violentandola, ma allo stesso tempo esaltando una serie di contrasti cromatici che potrebbero sembrare apparentemente casuali, ma che sono il frutto, indubbiamente, di una meditazione, non intesa come progettazione o studio o primordiale dell'espressione, ma intesa come meditazione interiore, come pensiero di questo grande interprete contemporaneo che è proprio Pino Conestabile.